Presidente provinciale Giuseppina Jerace della Proloco. Ecco, le Proloco in fase di Covid-19 come si sono mosse? Io la ringrazio immensamente perché ha avuto un occhio di riguardo per il lavoro silenzioso che hanno fatto le Proloco. Io la ringrazio per questo perché non tutti se ne sono accorti. Da dove iniziare? Voglio dare intanto un grosso applauso a tutte le Proloco regionali. Parlo di Proloco e parlo di Proloco Untli perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Ma io stamattina sono qua a parlare delle Proloco come presidente provinciale, delle Proloco metropolitane di Reggio Calabria. Da dove iniziare? Le iniziative sono state molteplici, sono state tante. Siamo state veramente attive sul territorio. Già da iniziare, da quando si è aperta la fase 1 con la dichiarazione di Conte dell'Italia tutta rossa, già i comuni si sono attivati a fare questi centri di ascolto, questi centri di coordinamento e quindi si sono rivolti a tutte le associazioni del territorio, dei loro posti. Da qua ci siamo noi coordinati per vedere come potevamo rispondere. Intanto abbiamo risposto immediatamente dando la nostra disponibilità a tutte le amministrazioni del territorio. La nostra disponibilità è stata nel dare assistenza a questi figli di Calabria che rientravano nei nostri territori, quindi dovevano stare in quarantena. Da là ci siamo già messi in atto, però ogni cosa abbiamo gestito la fase, ogni step, come l'urgenza del momento. Per fare questo però dovevamo metterci sicurezza. Sicurezza non c'erano mascherine, le introvabili mascherine. E quindi che cosa abbiamo fatto? Sempre coordinandoci tra di noi, che cosa abbiamo fatto? Le nostre case sono diventate botteghe artigianali di questa costruzione di queste mascherine. Ci siamo messi là ed è stato difficile reperire il materiale perché tutti i negozi, le mercerie eccetera erano chiusi. Quindi da là abbiamo costruito queste mascherine e le abbiamo distribuite gratuitamente a tutta la comunità. Ci siamo messi noi intanto in sicurezza e mettendo in sicurezza perché all'epoca non si poteva nemmeno andare a fare la spesa se non si aveva la mascherina. E quindi tutti noi almeno abbiamo messo, diciamo, in sicurezza un membro di famiglia per il momento e abbiamo messo già in sicurezza, abbiamo iniziato con questa fase. Nel frattempo andando avanti e facendo questo, avendo già, diciamo, questo piccolo contatto, perché giustamente abbiamo rispettato tutte le misure di sicurezza proteggendoci noi e altri, abbiamo visto che le famiglie riversavano in una condizione economicamente un pochino disagiata. C'era bisogno di mangiare, gli alimenti scarseggiavano nelle famiglie perché non essendoci lavoro non c'erano tanti alimenti. Quindi che cosa fare in questa fase? Come potevano aiutare le Proloco queste famiglie? Quindi che cosa hanno fatto? Ci siamo rivolti intanto al Banco delle Opere di Carità, che io ringrazio lei, dottor Tomarchi, perché mi ha dato questa possibilità di ringraziarlo pubblicamente. Ci siamo rivolti a questo banco, ripeto, delle Opere di Carità di Reggio, il dottor Giovanni Rizzo, che ci è stato veramente di grandissimo aiuto, perché noi abbiamo ascoltato il grido d'aiuto delle famiglie, lui però ha ascoltato il nostro e quindi si è messo immediatamente a disposizione fornendoci la qualunque, dando non una piccola bustina, per queste famiglie avevano bisogno di tanto, avevano bisogno di mangiare e questo è stato una fase. Per fare questo però le Proloco dovevano avere dei requisiti. Quelle Proloco che non avevano questi requisiti per poter accedere a questo banco si sono messe d'accordo con queste catene di supermercati e quindi hanno attivato, sono state veramente una potenza, hanno attivato queste spese, queste distribuzioni. Nel contempo che cosa c'è stato? C'è stato che lo Stato aveva fatto i buoni spesa, quindi avendo sempre, ripeto e lo ripeto alla noia, contatto con queste famiglie, non tutti sapevano fare riempire questi moduli, non tutti sapevano che questi toccavano, questi gli spettavano questi buoni spesa. Anche in questo le Proloco si sono attivate ad aiutare queste famiglie alla compilazione di queste domande affinché tutti, naturalmente quelli che ne avevano diritto, potevano accedere a questi buoni spesa. Nel frattempo non dimentichiamo che sono arrivate le festività pasquali, quindi in queste famiglie c'erano anche bambini. I bambini però stavano vivendo una Pasqua
una Pasqua, diciamo, triste, la verità. Che abbiamo fatto? Abbiamo pensato anche ai bambini. Le Proloco si sono attivate per dare queste uova di Pasqua ai bambini, quindi rubandogli un sorriso. Alcuni, quelli che non hanno fatto l'uovo di Pasqua, si sono attivate per quei prodotti che nelle nostre zone ci sono, quei biscotti con le uova, e alcuni addirittura hanno comprato, chi non hanno potuto reperire questo, hanno fatto dei colori con degli album in modo che i bambini potessero colorare la loro Pasqua, e quindi abbiamo pensato anche a questo. Successivamente, che c'è stato? Sempre contatto con queste famiglie. C'erano alcune che avevano veramente, diciamo, il morale a terra, il morale giù, perché questa convivenza, non tutti hanno vissuto questa convivenza serenamente in casa, e quindi c'è stato bisogno, abbiamo attivato questi centri di ascolto psicologici, e con questo ringrazio i psicologi che ci hanno dato una mano, nel dottor Luigi Bonarrigo, nella dottoressa Eleonora Belfiore e la dottoressa Cinzia Cucinotta, che ancora sono tutt'oggi a disposizione. L'emergenza Covid-19, quindi siete impegnati per la solidarietà per tutti i vostri cittadini di San Giorgio Morgente. Ecco, adesso fase 2, si riapre un po' tutto. Come vi organizzate voi come Proloco, visto che voi promuovete i territori? Ecco, come farete adesso? Intanto mi scuso, perché prima di passare a questa domanda dimenticavo, ma non c'è stato il tempo di dire che mentre le Proloco facevano tutto questo, si organizzavano tutto questo, abbiamo aperto una raccolta fondi per gli ospedali, già da subito abbiamo aperto, e quindi ci siamo divisi come territori, ma non perché non c'era il tempo, perché quello che serviva al momento lo dovevamo fare al momento, quindi c'è stata la raccolta fondi per l'ospedale di Locri, le Proloco di Ioniche si sono attivate per fare questo, naturalmente in collaborazione con il personale ospedaliero, per vedere quello che più mancava, perché si sa che manca quasi tutto negli nostri ospedali. E invece le Proloco della zona grecanica per l'ospedale di Melito addirittura hanno comprato i termometri, perché mancavano anche i termometri. Questo è tutto quanto, mi scuso perché l'ho detto dopo, però non c'è stato il tempo. Quindi come fare? Adesso le Proloco come intendono proseguire? Noi ci stiamo già attivando, perché non sappiamo come si evolve la situazione, e speriamo che... Ma stiamo facendo passi da giganti, noi nella nostra regione, principalmente, diciamo, siamo stati un pochino fortunati, ecco, siamo stati un popolo prediletto su questo. Ci stiamo già muovendo, speriamo che si apra qualcosa. Noi nel frattempo stiamo correndo ai ripari. Le Proloco nascono per promuovere il territorio, per tutelare, però diciamo che ci siamo dedicati poco, perché siamo più fuori che dentro. E dentro, mi spiego meglio, abbiamo diversi musei che sono poco visitati nelle nostre zone, quindi noi stiamo avendo questa collaborazione con la dottoressa Lo Iacono per questi musei diocesani, ci stiamo già attivando per mandare in rete, per mandare sui social questi video di questi musei, sarebbero una visitazione virtuale di questi musei che noi abbiamo sparsi, quindi se le Proloco dovessero rimanere fermi, quale ci auguriamo che man mano si va avanti, si possa fare. Già ci stiamo muovendo in questo. Con invece l'ente Parco Nazionale dell'Aspromonte stiamo organizzando delle visite, delle escursioni sempre virtuali. Poi abbiamo aperto un sacco di progetti sia con le emittenti televisive, anche con lei ci stiamo già ragionando su questo, come fare. Certamente di idee, di progetti ne abbiamo tanti. Sappiamo che siamo un pochino restrittivi, perché le aziende giustamente non possono dare quel piccolo contributo, perché già riversano loro di suo una condizione economica molto grave. Quindi sappiamo già che le Proloco possono aiutare poco, però in cantiere abbiamo tanti bei progetti che vi diremo più avanti.